Ve le ancora spiegate presso il Club Velico Crotone con lo Stadio del Mare che ospita la prima tappa della Coppa Italia, classe 420, organizzata dalla società crotonese. Numeri importanti quella della Coppa Italia, 100 imbarcazioni e 200 atleti, tra cui un equipaggio del Club Velico Crotone che, ad esempio, di recente ha conquistato il sesto posto assoluto agli europei con Alice Ruperto. Una città, insomma, dove il vento non manca mai. No, assolutamente, ci sono location dove non riescono a regatare perché non c'è il vento, perché manca il vento. Noi a volte abbiamo problemi opposti, troppo vento, però ce la facciamo lo stesso. Abbiamo un ottimo comitato di regata che anche ieri, con quella giornata di vento fortissimo, è riuscito a portare a casa due prove, tre ventieri, e oggi stanno già uscendo. Quindi, come al solito, a Crotone si regata. Quindi un bilancio più che positivo. Sì, sì. Sì, non possiamo lamentarci, il vento non ci tradisce mai. E i ragazzi sono contenti perché, ripeto, spesso accade che fanno tantissimi chilometri e poi non riescono a regatare per mancanza di vento. E invece già, insomma, quando sono arrivati il primo giorno che sono usciti così per allenarsi, hanno visto che qua le condizioni climatiche sono fantastiche, sole, vento e ovviamente, insomma, una temperatura adeguata. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, abbiamo una regata kite importante a luglio e poi avremo una regata ANSA a novembre, ANSA 303, che è la classe paralimpica. Ma come sta andando? Come trovi l'accoglienza presso questo club velico? No, bene, è stata organizzata bene, poi qua c'è sempre vento, quindi stiamo uscendo tutti i giorni in mare, è una bella cosa. La prima volta qui nella città di Crotone? Sì, prima volta. Cosa ti spinge a svolgere questa disciplina sportiva? Ma non lo so, mi piace andare in barca, la tecnica della barca a vela e... Il senso di libertà. Sì, anche di andare in mare. Qual è il segreto per una buona regata nonostante tutto questo vento? Sicuramente... è quella di non aver paura del vento e affrontarlo con tutta la propria sicurezza e non aver paura di nulla. Come sta andando? Tutto bene per ora, poteva andare sicuramente meglio, però cerchiamo di rifarci oggi, diciamo. La prima volta a Crotone? Sì, la prima volta. Le condizioni di ieri erano un po' difficili perché il vento è molto rafficato e oggi speriamo sia... più stabile e più intenso. Insomma, questa città ha soddisfatto le aspettative? Ma sicuramente c'è più vento di altri posti dove siamo stati a regatare, però insomma ci aspettavamo delle condizioni diverse, quindi... Questa città, insomma, sta soddisfando le richieste di una bella regata in mare? Sì, direi di sì, che le condizioni per adesso stanno essendo abbastanza buone e comunque anche l'aiuto a terra e la disponibilità della città sono positive per adesso. La prima volta che ti recchi a Crotone? Sì, e per adesso sono abbastanza soddisfatto. Che giudizio diamo a questa coppa? Questa coppa per adesso un 8 se lo merita tutto. Di sicuro meglio di alcune che abbiamo già fatto. Ma ci sono state condizioni abbastanza difficili ieri, soprattutto all'inizio ci doveva essere tanto vento, poi non ci ha fatto uscire. Però in generale ce la stiamo giocando con tutti gli altri, è una regata divertente, diciamo. La prima volta qui a Crotone? Prima volta qui a Crotone, mi sta piacendo molto il posto e spero ce ne saranno in futuro delle altre regate in questo posto. Come sta andando, insomma? Male. Perché? Siamo ultimi. Come trovi questa città, questo, insomma, questo club velico che vi sto ospitando? Bello, ci sta bene, il porto è fatto molto bene.